Benvenuti nel mio canale. Oggi, come leggerete dal titolo, finalmente un nuovo spacchettamento AliExpress. So che anche voi non vedevate l'ora, e io ovviamente non vedo l'ora di aprirli insieme a voi. Guardateli, sono qui nella loro magnificenza. Allora, cominciamo subito con questo pacchetto qui cicciotto e vediamo quello che c'è dentro. Quindi apriamo. Allora, in questo pacchettino ci sono delle cose beauty. Ho ripreso le spugnette, queste qui, perché io mi ci sono trovata divinamente. Questo comunque è un altro venditore, o è lo stesso dell'altra volta, non lo so. Comunque, casomai, io nella i e giù nell'info box vi metterò tutti i video precedenti, cioè vi metto la playlist, perché ho fatto troppi video di AliExpress, troppi. Comunque, ho ripreso queste spugnette beauty perché io mi ci trovo meravigliosamente bene. Sono le Puff Sponge, insomma quelle che usano in Corea per truccarsi, e io le uso per mettere il fondotinta, per mettere le liner, no, quello magari no, per mettere il correttore, per mettere il blush, per fare il contouring, insomma io le uso per tutto. C'erano diversi set con diversi prezzi, io le ho prese tutte in rosa. Ma va, ok. E sempre dallo stesso venditore ho preso questo aggeggino qui, che volevo troppissimo, era da tanto. Guardate che carino come lo ha anche impacchettato con la carta, volendo se ne poteva pure fregare. Perché ti attacchi? Sei elettrostatica. Era da tantissimo che lo puntavo, però dicevo sempre, ma magari è una cavolata, quindi... È vuoto. Signor venditore. Signor venditore, è vuoto! Ok. Ok, doveva succedere qualcosa di strano in questo video, è successo. Bene, cominciamo alla grande, fantastico. Perché mi è arrivata solo la scatola e non il dentro? Cioè, io pensavo che ci fosse la spugnetta dentro. Devo andare a scrivere al venditore perché questa cosa non mi è chiara. Cioè, o sono rimbambita io o è rimbambito lui, uno dei due. Quindi devo andare a controllare. Comunque, praticamente, doveva essere, sapete, quel coso, vabbè, l'avrete già capito, quello che serve per pulire i pennelli, no? Che dentro c'è la spugnetta e quando voi avete i pennelli sporchi di ombretto, comunque di polveri, voi lo passate su e la spugnetta magicamente vi pulisce il pennello. Doveva essere questo? Ma dove cacchio sta la spugnetta? Scusatemi! E io, tra l'altro, ero tutta bella contenta perché potevo scegliere i colori. Perché c'era argentata, c'era dorata e c'era rosa. E io l'ho presa rosa. C'era anche marmorea, che era bellissima, una scatoletta tutta marmorea. E la marca è... Manche. Quindi adesso, appena chiudo il video, io mi collego su AliExpress e chiedo spiegazioni al venditore. D'accordo, succedono anche queste cose. AliExpress, dai, non è tutto rose e fiori. Allora, apriamo un altro pacchettino, andiamo avanti perché ho bisogno di tirarmi su di morale. Cosa c'è qui dentro? Sì, ok. Oddio, come si chiamano? Ring. Non mi ricordo come si chiamano. Comunque, questi aggeggini che si attaccano al cellulare. Devo pure capire in quale cover attaccarlo perché non lo so. Si attaccano e c'ha l'anello, in modo che una mette il dito. Come si chiamano? Qual è il nome tecnico di questo affare? Lo chiamerò coso, perché quando una non sa come chiamare gli oggetti, basta che li chiama così e risolve il problema. Questo coso che ho preso mi è costato tra l'altro pochissimo, veramente poco, tipo una manciata di centesimi, 50 centesimi forse, giù di lì. Guardate che bellino. Io l'ho preso ovviamente in rosa e guardate che bello, a gattino. Cioè, io quando l'ho visto me ne sono follemente innamorata. Tra l'altro ne ho ordinato anche un altro. Andiamo avanti. Apriamo un altro pacchettino. Quello lì per fortuna mi è piaciuto tantissimo. Vediamo quello che c'è qui. Tagliamo tutto. Così, tagliamo. Oh, l'eyeliner! Cavolo, non vedevo l'ora che mi arrivasse. Allora, ho preso il Magic Eyeliner della marca Miss Rose, perché informandomi su internet ho letto che la marca Miss Rose, che è cinese, è comunque validissima, ottima. C'è anche un'altra marca che è molto molto buona, ed è la Focalure, credo, perché io guardo tantissimi video di ragazze inglesi,
americane e loro di questa marca ne parlano strabene. Dovrebbe aiutarmi. Wow, cioè guardate com'è impacchettato, tipo come se fosse una cosa della Maybelline. Ora, tra un'ora e mezza ritorno, dopo che l'avrò spacchettato. 2 hours later. Finalmente ce l'ho fatta. Alleluia, oddio. Ok, allora questa qui è la punta Seal, quindi apriamo direttamente questa ed eccola qui. Ha un odore piacevole, non ha un odore per niente brutto. Allora, questa qui è la punta che praticamente dovrebbe riuscire a fare la codina perfettamente, perché non so se si nota, ma io in questo video ho un occhio con la codina diversa, perché vabbè, escono sempre così, asimmetria, portami via. Oh, viene un po' cicciotta, però non guardate la prima che è venuta malissimo, guardate quella sotto. Vabbè, ovviamente adesso mi si sta infilando tutta nelle pieghette delle mani, magari poi quando la proverò sull'occhio risulterà diversa, non lo so, è da testare. E dall'altro lato ha la punta sottile, che è fantastica. Il nero è ultra black, quindi questa cosa mi piace molto. Ok, sono contentissima che mi è arrivato, perché in effetti avevo proprio bisogno di un eyeliner, perché quello che ho sta terminando ed è sempre un eyeliner preso da AliExpress, ovviamente, perché io uso solo eyeliner di AliExpress ormai da tanto tempo. Perché ho urlato così? Perché mi è arrivata una cosa che... Ok, mi è arrivato questo. Ciao! Ciaone! Quindi ho pensato di prendere questa patch, perché ho comprato un giubbottino di jeans da Bershka e io ce la vorrei attaccare sopra, oppure metterla in una borsa, non lo so, magari in una maglietta bianca, in un crop top, e attaccare questo su, non lo so. Comunque dovevo assolutissimamente avere questa patch, mi è costata tipo credo 30 centesimi, veramente poco, e quindi I love you. Ok, andiamo avanti. Io penso che voi ormai abbiate capito che io ho dei seri problemi. Spero comunque di piacervi anche per questo. Sono arrivate, le aspettavo da tanto. Oh, finalmente. Allora, ho preso questi spillini qui, sempre da attaccare alla giacca di jeans. Troppo bello. Ah, io amo i fenicotteri. Questa con la palma, io amo le palme. Questo che grida estate, piña colada, non lo so. Comunque, questo era un set e mi è costato credo intorno a 1 euro, non lo so. E poi c'è sta cosa che a me sinceramente non piace granché. Apriamo questo, che toccandolo già so cos'è. Vediamo però. Oh, sì, e vai. Ok. Allora, io per prendere questa cosa che qui dentro stavo impazzendo, perché non riuscivo a trovarlo da nessuna parte. Lo avevo visto ad una ragazza americana ed ero andata fuori di testa, perché mi ero detta: no, io lo voglio, deve essere mio a tutti i costi. E poi a via di cercare disperatamente come una pazza sono riuscita a trovarlo, ed è questo cappellino rosa qui. Ok, sembra fatto molto bene. No, non è macchiato né niente ed è fantastico. Allora, la particolarità di questo cappello è la scritta laterale. Questa è la mia mod di vita. Veramente non potevo non averlo. E non vedo l'ora di indossarlo. Cioè, veramente mi stra piace, anche se a me i cappelli stanno malissimo, perché non lo so, io non mi ci vedo mai con i cappelli, anche se li adoro. E questo è troppo bello, mi è costato 3 euro. Cosa c'è qua dentro? Che cos'è questa cosa? Non riesco a capirlo. Ah sì, no vabbè, so cute, oddio, adoro. Allora, io ho gli Stax Mini 9, che tra l'altro devo farvi una recensione, la sto un po' provando, sto facendo varie foto per appunto recensirvela nel migliore dei modi, e quindi mi serviva un album dove mettere tutte le istantanee. Tra tutti, alla fine mi sono innamorata follemente di questo. Mi ha
ha regalato degli sticker! Venditore, ti amo! Gli lascerò il feedback e gli scriverò I love you. Sono, credo, 64 postazioni. Vi metterò una foto su Instagram quando inserirò le foto, così ve le faccio vedere. Io mi sono lasciata fregare da questa fantasia coi fenicotteri, quindi... Quindi ciao! Un'altra spillina, mi è arrivata un'altra spillina! Mi immaginavo il rosa un po' diverso, però va bene. Allora, ho preso un'altra spilletta, ma non è abbastanza rosa, io pensavo fosse un po' più rosa acceso, non lo so. E adesso apriamo l'ultimo, che anche qui toccandolo so benissimo che cos'è. È un altro cappellino. Io in estate ho bisogno di uscire con i cappelli e non avevo cappelli faighi da poter indossare. Devo dire che l'altro è fatto meglio rispetto a questo. Questo è un po' più o meno come quello che trovate nelle bancarelle agli angoli delle strade, per farvi capire, insomma. Quello invece no, è fatto davvero molto molto bene, sembra preso proprio da un negozio come può essere Stradivarius o H&M. Quello là mi piace molto di più per la qualità, per la consistenza, per il materiale, con questa scritta. E niente, adesso devo prendermene. Sta un po' strano, un po', l'altro sta meglio secondo me. Devo prendermene uno bianco, che già sto puntando, e quindi devo andarlo ad ordinare. Ma secondo voi i cappelli, da 1 a 10, quanto mi stanno male? No, così per saperlo, perché a me piacciono da morire, ma... Boh, non lo so, non mi ci vedo granché bene. Anche questo haul del disagio finisce qui. Siamo arrivati al termine. È durato tantissimo tempo e spero di non avervi annoiato, ma anzi di avervi intrattenuto in qualche modo. Fatemi sapere giù nei commenti quale tra queste cosine che vi ho mostrato vi è piaciuta di più. E se amate AliExpress come me, lasciatemi un pollice in su. Vi ricordo che giù nell'info box io vi metterò, come al solito, i vari link degli oggetti che sono disponibili, perché alcuni venditori, non so perché, a volte smettono di vendere gli oggetti, quindi se non trovate link nell'info box è perché magari quell'oggetto non è più disponibile. Purtroppo capita anche questo su AliExpress. Io vi mando un bacino e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!